Mafrigi, sindaco del comune di Condofuri, da un po' di tempo manca ai nostri schermi. Oggi insomma Condofuri è sempre sede di importanti convegni e dibattiti e oggi un altro degli esempi. Anche Massara, insomma, che è un cittadino di Condofuri, ha collaborato molto, anche se lui si è stato in disparte, visto che non ha voluto essere in primo piano, e quindi sempre in ogni caso un cittadino di Condofuri che in CISL con gli amici hanno organizzato questo importante convegno al quale lei ha partecipato in qualità di primo cittadino e di padrona di casa, insomma, li ha ospitati. Sì, l'iniziativa, ecco, l'ho detto nel saluto iniziale, che da parte mia doveroso è sentito, e anche in termini poi di ringraziamento alla CISL, la CISL locale e provinciale, con appunto Mario Massara che ha curato l'organizzazione, Romolo Piscioneri dell'organizzazione, ecco, che più si occupa del settore agricolo, sempre per quanto nell'ambito della CISL. Il sentito, ecco, saluto all'inizio da parte mia, ringraziamento, in quanto è un percorso che loro stanno portando avanti, informativo, conoscitivo, serio. Con veramente, ecco, anche questa mattina tutto quello che è emerso, gli diversi interventi, anche, ecco, tutti rappresentativi di tutto questo mondo riguardante, ecco, il settore agricolo agroforestale, che ora attraverso il PSR può avere, ecco, e cogliere, dovrebbe, deve cogliere, ecco, queste opportunità che sono contenute in questo strumento di programmazione che è appunto il PSR. In tutto questo la CISL, ecco, di nuovo stamattina ha dato a tutti gli attori, ecco, presenti le giuste informazioni, quindi si spera poi da qui in avanti una consapevolezza nuova che possa servire a ciascuno nel proprio ambito affinché le opportunità di finanziamento, ecco, vengano colte, e colte fino in fondo e bene, perché negli anni sappiamo, ecco, che una disinformazione o comunque una, se vogliamo, informazione strumentale, ecco, ha portato magari anche a cogliere alcune opportunità di finanziamento, ma farlo solo senza poi dare respiro a quelle attività che veramente servono per lo sviluppo del nostro territorio. Ecco, noi abbiamo anche noi contribuito oggi volutamente, anche grazie agli amici della CISL, a divulgare, insomma, l'informazione. Infatti lei in diretta in questo momento, quello è il ritorno, insomma, lei in diretta su web, insomma, oggi abbiamo fatto uno streaming, una diretta, proprio perché sono, secondo noi, convegni importanti che tutti possono seguire anche da casa. Scusi che la interrompo per ringraziarla del servizio, appunto, che non è la, io conosco bene, ecco, il vostro operato, il lavoro che fate, ed è vero, ecco, a volte ci confrontiamo su questo, è un po', ecco, le tiratine d'orecchie arrivano a volte, ecco, a chi come noi è rappresentante delle istituzioni, forse come dovremmo non si riesce a sostenere, ecco, l'operato di chi fa un servizio del genere di fondamentale importanza. Oggi come oggi, ecco, l'abbiamo visto anche stamattina, ma io lo noto perché è giusto una settimana scorso, era proprio, mi pare, anche venerdì scorso se non erro, noi come comune abbiamo organizzato un'iniziativa sempre in questa stessa sede qui al Salone del Centro Giovanile Padre Valore in Pici. Ringraziamo veramente, ecco, che la comunità marianista e la cooperativa La Nostra Valle rispetto a questa struttura ci aprono le porte a iniziative del genere. Dicevo, venerdì scorso eravamo qui sulla differenziata, per dire, la partecipazione davvero in termini di persone presenti, come presenze, è scarsa in alcuni ormai incontri pubblici. Noi riscontriamo, invece si nota sempre di più come strumenti del genere quanto siano seguiti, sì, eccetera. Quindi oggi noi dovremmo fare uno sforzo in più. Qual è, se mi consentite anche però la difesa d'ufficio, diciamo così, spesso noi siamo, ecco, oberati, comunque presi e travolti spesso dalle emergenze che ci portano anche via risorse fondamentali, economiche, che, ecco, spesso poi non abbiamo e non ci ritroviamo più magari su altri percorsi, o a volte è anche vero una politica che ad oggi ancora non riesce a capire quanto possa essere importante questo livello della comunicazione. Quindi, ecco, forse abbiamo aperto una parentesi che c'entrava poco rispetto alla, però io mi sentivo di dirla pubblicamente e in qualche modo, se vogliamo, anche giustificare me un po', ecco, chi come me a livello istituzionale su servizi come questo di stamattina preziosi magari stiamo facendo ancora poco, dobbiamo fare di più. Ma questa noi lo diciamo al di là, voglio dire, con chiunque la si faccia, anche direttamente. Sì, parliamo del questo settore. È un'attività, cioè lei oggi sta parlando di questo convegno e sta parlando in diretta mondiale, cioè non è nemmeno la TV locale, cioè voglio dire, in questo caso
soprattutto è il futuro, cioè chi sta a casa, chi sta in macchina, chi sta in bagno, insomma dappertutto possono seguirsi il convegno, che non è cosa di poco conto, ma anche gli stessi addetti ai lavori, insomma, possono anche poi rivederselo. Altrimenti sì. I lavori come questi, finita passata la santa, il santo, insomma, passata la festa. No, noi dobbiamo far sì con il vostro operato che siano diffusi, appunto, come ci siamo detti, ha detto bene lei, ecco, il più possibile, già diffusi i lavori stessi importanti di approfondimento, ma tecnici anche veramente, che serviranno agli attori poi produttivi, associativi, ecco, tutti ai sindacati stessi, ai rappresentanti delle associazioni di categoria, che erano veramente tanti stamattina, e quindi gli serviranno poi per ciascuno per i percorsi che dovrà attivare, avviare, portare avanti, e quindi la diffusione dare gambe poi anche nella concretezza dei fatti a questo che è emerso, quindi il non disperdere il patrimonio di oggi significa, ecco, responsabilizzare ciascuno affinché poi si facciano in concreto le cose che abbiamo detto, quantomeno cogliere, non dico tutte, ma la gran parte delle opportunità che di qui a breve, ecco, avrà questo territorio, e noi attori istituzionali e non le dobbiamo concretizzare queste opportunità. Sindaco.